Non possiamo che accogliere con fiducia ed ottimismo i dati che emergono dalla rilevazione Movi Imprese riferiti al secondo semestre 2011. Così Giuseppe Gaglioti, presidente di Unioncamere Calabria, commenta i dati emersi dalla rilevazione curata dall'Ufficio Studi di Unioncamere Calabria relativi alle iscrizioni, cessazioni e variazioni di imprese intervenute nel corso del secondo semestre del 2011. Tali elaborazioni rientrano tra le diverse attività di analisi e studio messe in atto al fine di approfondire la conoscenza del sistema economico regionale sia in chiave strutturale che congiunturale, commenta Gaglioti. I dati sulla demografia delle imprese, unitamente agli altri dati forniti nel corso dell'anno, consentono alle istituzioni operanti sul territorio di tastare il polso dell'economia locale e programmare idonei interventi per lo sviluppo della regione. Una riflessione particolare, continua Gaglioti, la merita il dato positivo del comparto agricolo, seguito dal commercio, dalle costruzioni, dall'attività dei servizi di alloggio e ristorazione e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche. Un lieve decremento è da ricondursi invece, ad esempio, al settore manifatturiero. Tuttavia il tasso di crescita registrato nella nostra regione, sebbene contenuto, dimostra una buona capacità di reazione alla crisi da parte del nostro tessuto imprenditoriale, conclude Gaglioti. La fiducia nel fare impresa è certamente una delle risposte più positiva ad un contesto occupazionale molto negativo. Deroga al blocco del turnover delle regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. Lo prevede il maxiemendamento alla manovra presentato in Senato dal Governo. La finanziaria del 2005 prevedeva un blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario delle regioni sottoposte ad un piano di rientro dal deficit. Il maxiemendamento prevede che il Ministero della Salute, di concerto con l'Economia, dispone di deroga su richiesta della stessa Regione, qualora tale deroga sia necessaria ad assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e a conseguire risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario. La deroga dovrà essere inoltre compatibile con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario. Il giorno dopo lo sciopero generale indetto dalla CGIL, il segretario generale CGIL Calabria, Sergio Genco, in una nota stampa traccia un bilancio complessivo delle adesioni allo sciopero nelle 5 province calabresi. In Calabria, scrive Genco, l'adesione allo sciopero generale indetto dalla CGIL per protestare contro la manovra economica del governo è andata al di là di ogni aspettativa. In tutti i settori si sono registrate percentuali di adesioni superiori al numero degli iscritti alla CGIL. Questo sta a significare che tanti lavoratori non iscritti o iscritti ad altri sindacati hanno condiviso le ragioni dello sciopero. Hanno incrociato le braccia il 57% dei lavoratori dei trasporti. Alla Copmar, impresa portuale di Gioia Tauro, l'adesione è stata del 100%, alle Ferrovie della Calabria, Catanzaro, del 50%, alla SACAL, aeroporto di Lamezia Terme, del 56%. Alta l'astensione nel settore dell'industria e del terziario, da segnalare l'86% della Cosmic di Crotone, il 65% di De Massi Spa di Gioia Tauro, il 91% dell'ACEM Costruzioni Porte di Reggio Calabria, l'88% della Fimet Cantieri A3, il 92% della Monier di Cosenza, chiusa l'Europac di Castrovillari, il 43% dell'Afor di Vibo Valentia, il 35% della Sicur Transport di Vibo Valentia, dove l'adesione è stata superiore del 16% rispetto ai nostri iscritti. Buona, continua Genco, la riuscita dello sciopero in tutta la funzione pubblica, il 45% della provincia di Cosenza, il 77% della cooperativa sociale Magnolia di Rossano, il 40% dell'INPS di Reggio Calabria, il 60% del comune di Satriano, il 100% della comunità montana Malvito di Cosenza e della cooperativa sociale Vitasì di Corigliano. Migliaia sono stati i lavoratori e le lavoratrici, assieme ai tanti precari, ai pensionati, ai giovani disoccupati, ai sindaci, che hanno partecipato alle manifestazioni tenutesi nei 5 capoluoghi di provincia. L'adesione allo sciopero e le imponenti partecipazioni alle manifestazioni confermano la giustezza della giornata di lotte per modificare una manovra economica iniqua, ingiusta, sbagliata, che colpisce il lavoro, i diritti e le fasce più deboli della società italiana. La CGIL, conclude Genco, continuerà l'azione di lotta per non permettere la cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
lavoratori e l'abolizione del contratto nazionale del lavoro e per impedire che questo governo continui a produrre danni al nostro Paese. Dalle piazze della Calabria una sola richiesta: che il governo Berlusconi, approvata la manovra, si dimetta immediatamente.